La SNAM Rete Gas accelera la pratica e raccoglie nella frazione di Arischia le prime firme per l'esproprio e l'usufrutto dei terreni sui quali dovrebbe passare il metanodotto della SNAM, un'opera faraonica di trasporto ad alta pressione del gas lungo tutto il crinale appenninico, 671 chilometri che dalla Puglia all'Emilia-Romagna, passando per 5 parchi nazionali e regionali e 21 siti di interesse comunitario, attraverseranno ad un solo chilometro di distanza anche la frazione di Arischia, secondo il progetto approvato dal Ministero per l'Ambiente, un territorio ad altissimo rischio sismico sul quale insiste anche la faglia del Gran Sasso. Considerata l'oggettiva incompatibilità ambientale dell'infrastruttura su di un territorio già colpito da un terremoto disastroso, c'è una mobilitazione di massa contro il progetto della SNAM, per il quale pendono numerosi ricorsi. Il gruppo interregionale antigasdotto, i comitati della Valle Peligna e dell'Aquilano e il comune dell'Aquila hanno fatto ricorso anche alla comunità europea, ma viviamo in un paese che, si sa, al primo posto non mette certo gli interessi della comunità, tantomeno la sicurezza di un territorio. Oggi un funzionario della SNAM Rete Gas ha raccolto nella sede della circoscrizione di Arischia la concessione dei cittadini che in molti hanno firmato per l'usufrutto dei terreni. Tanto, ci spiegano, l'opera si farà, come ci ha detto la SNAM, e se non firmiamo perdiamo anche i soldi che ci spettano. Se ci opponiamo, la mia idea è quella che non possiamo fare nulla contro la SNAM. La SNAM è una società grande che, quando ha deciso una cosa, io sono sicuro che fa quello che vuole. Però certo, firmando lei ha fatto qualcosa. Ho fatto forse un danno, ma se non lo facevo sto danno non prendevo nulla e loro passano lo stesso. E i soldi, come mi hanno detto, li prende lo Stato, non li prendo io. È stato detto che se non firmiamo i soldi nostri li depositano allo Stato e vanno persi. Allora allo Stato, se gliene sta fregatando, non vogliamo fargli... Ma chi gliel'ha detto, signora? Va bene, mo è stato detto. È l'impiegato. L'impiegato della SNAM? Forse sì, penso di sì. Il gasdotto dovrebbe attraversare ben 10 chilometri di territorio aquilano, passando, oltre che per Arischia, anche per Paganica, Colle Brincioni, Pettino e San Vittorino, anche se il percorso originale del metanodotto era disegnato sulla costa adriatica. Non è giusto, però, in calza un cittadino arischiese, membro della circoscrizione, delegare le responsabilità che competono ad altri ai singoli cittadini, che oggi si trovano a firmare e che nella maggior parte dei casi non sono stati informati adeguatamente. A mancare sono le autorità competenti, che dovrebbero opporsi alla realizzazione dell'opera dall'alto, se pericolosa per la vulnerabilità sismica, dove sono regione e provincia. Il problema è a monte, a chi ha autorizzato e gli organi istituzionali che hanno organizzato, cioè che hanno autorizzato il passaggio di questo metanodotto. Parliamo anche con il funzionario della SNAM Rete Gas, il quale ci spiega di non conoscere neanche tutte le polemiche sulla realizzazione del metanodotto, che a suo dire si farà, punto e basta. Che dice alle persone? Che noi realizziamo l'opera. Se facciamo l'accordo bonario, facendo firmare un preliminare che poi vengono pagati dal notaio. Quindi l'opera si realizza? Se sono qua, perché si realizza l'opera. Lei ha conoscenza delle polemiche che ci sono state, visto che ci troviamo su un territorio ad alto rischio sismico? No. Ad Arischia il portavoce del comitato No Tubo, Leonello Ralosa, il quale ribadisce: un territorio attraversato da faglie ad altissimo rischio sismico e con una storia alle spalle non può essere svenduto così. Praticamente ai semplici cittadini di Arischia e di tutta la dorsale appenninica dicono che un esproprio autorizzato non è vero. Non è vero, perché l'esproprio ancora non è stato autorizzato, perché stiamo in una fase di progettazione esecutiva. Pare che è stata presentata in questi giorni. Il gasdotto, che ricordo, non è un gasdotto per il servizio dell'utenza italiana, ma bensì è un gasdotto di 1,20 m di diametro, con 75 atmosfere dentro. Viene portato fino a Minervio, in provincia di Bologna, dopodiché questi signori se lo rivendono oltre Alpe. Quindi questo gasdotto non ha nessuna necessità di essere costruito. Loro stanno passando questo discorso di fabbisogno nazionale. Non è vero. Noi abbiamo una rete gas che è sovradimensionata. Si parla attualmente, i dati alla mano, adesso non ce l'ho, di oltre 115 milioni di metri cubi al giorno, che la SNAM già è in grado di erogare. Attualmente noi ne utilizziamo circa scarti 45 milioni di metri cubi al giorno. Questi signori vengono
in maniera fraudolenta nei piccoli centri, perché il territorio, perché hanno scelto il territorio della dorsale appenninica? Perché praticamente è poco popolata. Sul discorso rischio sismico? In più qua siamo in pieno rischio sismico. Purtroppo le persone non riescono a capire questo discorso, c'è un rischio sismico qui elevatissimo. Adesso in questi ultimi giorni si sta riattivando la faglia del Gran Sasso, e la faglia del Gran Sasso passa proprio qui ed è la più, diciamo, importante. Questi signori della SNAM, noi siamo stati convocati all'ottava commissione della Camera dei Deputati, la Commissione per l'Ambiente. Io personalmente ho sollevato il problema del rischio sismico. Ho invitato il Presidente della Commissione a far venire la SNAM, l'hanno sentita un'audizione privata, perché qui ci sono parecchi interessi privati. Un avviso di questo genere, senza una o più riunioni in cui viene spiegato alle persone come opporsi, perché, quali sono i rischi e che cosa c'è che non va in questo metanodotto, in questo passaggio del metanodotto, non ha senso, perché mettere un avviso così non, secondo me non spiega bene alla gente quali sono le reali ragioni del sì e quelle del no, per cui molte persone si trovano a sentire gli addetti della SNAM che dicono comunque o firmate o non firmate, noi passiamo lo stesso, per cui prendete questi quattro soldi, almeno avete preso questo, se no rimanete senza soldi e senza ottenere niente. Ci vorrebbe qualcuno del comune che si prende la briga di spiegare un attimino alla popolazione perché dire no. La SNAM nel 2005 ha deciso di far passare un gasdotto di trasporto ad alta pressione sulla dorsale appenninica, proprio nelle zone di massimo rischio sismico. Se ci fosse già stato il gasdotto, il sisma del 2009 all'Aquila avrebbe potuto provocare rotture dell'impianto e pericolose esplosioni. Perché la SNAM si assume questo terribile rischio?